Tocca alla mosca Giovanni, lei? Sì, signore. Non vuole essere preso dalle telecamere? No, signore. Bene, allora lei entra in telecamere, per cortesia. Dove è nato lei? A Imola, 23/8/1924. Di siete dove? A Caburaccia, Pirenzuolo, a Firenze. Ecco, mi dicono che lei è stato imputato, è imputato per fatti di questo processo, connesso sì, a questo processo. Sì, signora, ma sono stato assolto. Avvocato, chi c'è l'avvocato? Avvocato. Avvocato Pietro. Viene assistito dall'avvocato Miniati Paolo, presente. Senta, lei per legge ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere alle domande che saranno fatte o no? Sì, signore. Voglio rispondere, perché non ho niente da nascondere. Bene. Senta, lei dove abita? A Caburaccia. 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 Sì, pro comune di Pirenzuola. Comune di Pirenzuola. Ha delle proprietà lì? Poco, niente. Vabbè, non importa se posso sapere se ce l'ha o no. Da quando ci abita lì? Dal 1958. Dal 1958. Sì, signora. Senta, si dice che lei ha conosciuto un sardo, forse più sardo, a noi ci interessa in particolare Vinci Francesco. Sì, purtroppo, sì. L'ha conosciuto? Sì, sì. Come l'ha conosciuto? L'ho conosciuto, signor Presidente, in quanto che un mio pastore fu arrestato per un furto di una mini minor e fu portato qui alle Muratte a Firenze. Successe che lì lui conobbe Vinci. Vinci, questo mio pastore, uscì in libertà provvisoria. Dopo un po' uscì anche Vinci, perché Vinci era trattenuto per un furto di cavalli nel carcere dei Muratti, e dopo lui venne a trovare questo pastore. Lì nacque un'amicizia, veniva spesso. Dopo, nel tempo, una bella mattina. Aspetta, a che epoca risale questi primi rapporti con lui? Io lo spiego subito. Era nel 1970, così. Bravo, sì. Sì. E nel 1000 era venuto a imbiancare una casa mia, e nel 1974, una mattina, fummo arrestati io, questo mio servo pastore, e lui, per un duplice omicidio che era successo a Castel San Pietro, e dove abbiamo fatto 18 mesi di carcere, poi siamo stati assolti in istruttoria. Senti, quando venne a imbiancare la casa? Come? Quando venne a imbiancare? Era in quei momenti che imbiancava la casa. Hai fatto anche una donna con sé, chi è? Sì, sì, signore, il nome non mi ricordo, so che era una lesbica. Abbiamo le foto, poi gliele possiamo mostrare. Sì, se mi dà le foto io la conosco sicuro. Rescignito Alessandrina, gli dicevo. Sì, ecco, bravo, bravo, bravo. Adesso mi viene in mente. Io lo so perché l'ho letto. Sì, sì, Presidente. Senta, cosa gli ha detto poi, che è successo poi nel corso degli anni con questo Vinci? No, signore, abbiamo fatto 18 mesi a San Giovanni in Monte assieme. Di lì ho saputo anche tante cose sue, perché sa che si era dei rapporti d'amicizia. Sì, era nato un rapporto di amicizia, ho saputo anche tante cose, come mi raccontò del fatto del primo processo della, come si chiama, di quella che fu ammazzata. Mi dica il nome, dottore, perché i nomi io me li dimentico. Cambi? Quasi sia vero. No. Sì, di quella sarda, ecco. No, Locci Lo Bianco. Come si chiamava? 1968. Barbara Locci. Barbara Locci. Sì, sì, ecco. Quello del 68 assigna giudizio. Sì, sì, sì. Bene, quello lì. Sì, che lui era imputato assieme al marito di... Che al marito Mele e Stefano. Sì, signore. E mi raccontò tutta la storia che... E cosa raccontò? Mi raccontò che in fondo erano stati loro
a commettere questo patto. Cioè, Vinci e Mele? Sì, signore. Solo che si prese tutta la colpa Mele per non pagare due persone. Lo fa pagare anche lui? Sì, signore. E lui come ripagò il Mele di questa roba? Lui non lo pagò mai, ed è per quello poi che dopo successe la ripicca, che Mele voleva vendicarsi contro il Vinci, perché che lui gli aveva promesso denaro? Sì, signora, lui gli aveva promesso del denaro, andando fuori gli avrebbe mandato dei soldi dentro, invece non gli mandò mai una lira, non gli mandò. Senta, e quella pistola con la quale fu commesso il primo delitto, sì, che fine ha fatto? Quello è sempre stato un mistero che non sono riuscito mai a sapere niente. Si figuri, mi hanno fatto fare 59 giorni anche a me per quella pistola, che io proprio non so neanche come cosa esistesse e cosa fosse. Ma lei pare che il Vinci pare che l'avesse data a qualche altro. Si dice che ricattava queste persone. Io sono cosa sa lei di queste persone? Io sono il presidente della pistola, non ne ho mai saputo a chi sia stato dato. Io non, questo non lo posso dire, perché direi una bugia. Io so solo che... Di chi era questa pistola? Si può chiedere se lui non... Se era del Vinci francese? La pistola per quale fu commesso il primo delitto, era del Vinci o di altri? No, era del Vinci. Era del Vinci. Sì. Glielo disse lui, presidente? Sì, ma lo disse lui questo. Comunque disse che questa pistola l'aveva data ad altri lui. Signor presidente, io non gliel'ho neanche mai chiesto, e so solo che... Ma pare che queste cose l'abbia detto lei. Come? Queste cose pare che l'abbia detto lei. Io non ho il verbale, però sì. Si possono... Un po' il commissario che ce l'ha può contestare lui le cose. Procederà a sua volta l'esame di lei. Lui non l'aveva più di certo, stia tranquillo, perché io sono da fonte sicura che armi in quel momento non ne aveva. La pistola fu ceduta dal Vinci, sì, ad altra persona, altre persone non so, va bene? Sì, signore, ecco, sì, così. Lei avrebbe... Non ha detto questo, abbia pazienza. No. Non ha detto che la pistola fu ceduta dal Vinci ad altra persona, ha detto che lui della pistola lo sa. C'è il Giuttari, c'è il Giuttari che riferisce questo. Io posso... Voglio sapere... Al Giuttari l'ha detto... Giuttari la può dire quello che vuole, ma questo testimone non ha detto questo, presidente. Io devo verificare anche cosa è vero quello che ha detto il Giuttari a proposito di lui, e faccio la domanda, scusa, perché non si può fare. Ma gli faccio la domanda, allora. Non che lui ha detto questo, perché non l'ha detto affatto. Avvocato, sa benissimo che l'ha detto perché ci sono i verbali. Ovviamente il dottor Giuttari. No, ma io sto parlando, io i verbali non li conosco, io sono qui al dibattimento, ascolto un testimone e sento quello che sta dicendo questo testimone. Benissimo. E questo testimone non dice quello che sta dicendo il presidente. Le cose, le osservazioni le faccia con meno animosità, perché non c'è il caso di... No, presidente, non è questione di animosità, è semplicemente questione di mettere a posto una situazione dibattimentale. Bene. Lei non avrebbe... Cosa avrebbe detto di questa pistola, lei? Come ha detto, signor presidente? Cosa ha detto su questa pistola? Io ho detto che da fronte il Vinci mi disse che la pistola era la sua, questa qui. Come? Che la pistola era la sua. La sua. E poi dopo io a chi l'ha data non lo so e non lo posso sapere. Ecco. Senta, è vero che voleva da lei un passaporto, ma fosse... Sì, signore, sì, signore. Mi spiego, sì, un po' come è avvenuto. Sì, signore, adesso le racconto tutti i fatti. Che mi dica. Comincio dal principio, vado un po'. Dunque, era nel 77, sì, perché mi vedo una mattina, una sera mi vedo arrivare a casa mia Vinci e un altro,
questo Vinci mi chiama da parte e mi dice: guarda, noi due siamo ricercati tutti e due. Lui mi dice poi una balla, mi dice che era ricercato per maltrattamenti familiari, invece era ricercato, Vinci. Invece era ricercato per il mostro di Firenze, e dice: io ho bisogno di scappare all'estero. Lui sapeva che io conoscevo uno a Milano che gli avrebbe potuto fare, cioè poteva fare passaporti, fasulli. Dice: a me mi interessa di fare un passaporto fasullo. Ma e allora io le dico: ma tu dove vuoi andare? Dice: più lontano possibile. Dico: allora più lontano possibile. Vai in Australia, dove è più lontano di così. Dice: vabbè, vai. Dico: ma Vinci, qui ci vuole i soldini, perché senza soldini non si fa niente. Dice: i soldi ci sono. Dunque deve sapere che dopo un po' di giorni mi arriva la questura di Firenze, dopo il giorno dopo. La questura di Firenze mi dice: guardi, noi sappiamo che viene Vinci qui e dobbiamo arrestare Vinci. Dico: venite proprio da me. E dice: tuttavia non ha importanza. Arriva Vinci dopo un giorno o due e mi dice: quando sei pronto a partire per Milano, quando mi dai i soldini? E dice: io prima devo fare un lavoro, un furto. Ma dico: fai il furto, ormai... Che tipo di furti faceva lui? Sino giudice non è mai stato un gran ladro, faceva furti di bestiame e basta. Era un ladro da poco. E allora lui è partito. E io ci ho rimesso anche una macchina per questo. Io le detti la mia 125 e andarono verso Pisa a fare sto furto. Quando sono là trovano un blocco di carabinieri, nacque un conflitto a fuoco e la mia macchina andò distrutta. La mattina dopo, che era di domenica, mi ricordo come adesso, il 15 agosto, mi sento chiamare al telefono, era Vinci che si trovava a Firenzuola. Dice: vieni a prendere perché ho rubato una Mini Minor e non la voglio portare su, la lascio a Firenzuola. E io che dovevo fare? Ormai dovevo ballare, signor Presidente. Ho preso la mia macchina, un'altra macchina che avevo lì, e sono andato a prendere Vinci da Firenzuola. Dal tratto da Firenzuola a venire a Caburaccia, che sono 12 chilometri, il Vinci mi ha detto: Giovanni, domani parti per Milano, vai a fare il passaporto, che io devo scappare in tutte le maniere perché non voglio mettere nella merda una famiglia. Le testuali parole, signor Presidente, mi creda. La sera invece arrivarono la Criminal Pol di Firenze e arrestarono Vinci e tutta. Sì, e lui voleva scappare per essere stato per che cosa? Lui, signor Presidente, le testuali parole di Vinci sono queste: voglio scappare e andare lontano più possibile perché non voglio mettere nella merda una famiglia. E non ha chiesto spiegazione cosa volesse dire? Io non, signor Presidente, io dovevo stare tra l'incudine e il martello, perché lei capirà. Pare che invece sia stato arrestato non per la vicenda del mostro, ma è stato arrestato per maltrattamenti, sbandito. Ma no, ma lui sapeva già che c'era. Il 15 agosto 82. Sì, lui sapeva già che c'era di mezzo
la questione del morto, perché altrimenti per il maltrattamento della famiglia non voleva andare all'estero. Senta, e questo passaporto lui doveva avere per andare all'estero, eccetera. Quanto costava? Quando veniva a costare? Ah, gli veniva a costare allora, non so, un 2 milioni sicuro. No, lei non faceva lei la tramite. Sì, appunto. Secondo i soldini, quanti soldini volevano? Di preciso non lo sapevo, signor Presidente, ma un paio di milioni ci voleva. Un paio di milioni? Sì. Senta, la storia dei ricatti, mi dice un po' i ricatti, chi li faceva, appunto chi li faceva, se era il Vinci che era ricattato, se lui che ricattava, mi dica un po'. Signor Presidente, io ho sempre avuto, come è stato ammassato Vinci, che non è mai stato un gran ladro, quindi non c'era bisogno di ammassarlo come l'hanno ammassato. Io ho sempre pensato che ci fosse qualcuno sotto che avesse paura che Vinci parlasse della pistola, eccetera, e che Vinci l'abbia ricattato nel vero senso della parola. C'è chi abbia ricattato? Che ricattasse. La pistola ricattava Vinci? Sì, signore. No, che Vinci ricattasse quello che aveva dato alle pistole. La pistola, ecco. Senta un po', ha conosciuto anche Sgarganella? Sì, signore, l'ho conosciuto in galera. In galera, chi è quel signore? Il più brutto essere che ci possa essere al mondo. Eh? Il più brutto essere che ci possa essere al mondo. Vabbè, e Sgarganella e lei e il Vinci si sono detenuti insieme? Non credo, no, una cosa impossibile. Tacciano l'ha conosciuto lei? Sì, l'ho conosciuto in galera anche quello. In galera dove? A cui sono Soliciano. E Vinci e Pacciano si conoscevano? Non, a me non mi risulta. Non risulta? No, io non lo so, non mi risulta. Senta, si dice che qualcuno ha fatto una promessa di un appartamento a un altro. Sa qualcosa di questa storia? No, signore. Un bel giorno una persona promette un appartamento a un altro. No, signore, io un'abitazione a un altro. Io non ne so niente di questo. Non sa nulla lei? No, signore. Non ha riguardato lei nel Vinci? No. Ma poi dopo io, signor Presidente, sono stato dentro dove ho fatto 2 anni, 7 mesi, 17 giorni, poi sono stato assolto per non aver commesso il fatto sia in corte d'appello che in Cassazione. E avevo perso anche un po' il contatto col Vinci. Senta, il Vinci quando venne scarcerato per il mostro di Firenze, per il processo del mostro di Firenze? Sì, signore. Lo sa perché venne scarcerato? Qualcosa è detto, si è commentato? No, lui venne scarcerato in quanto che fece scontò il furto bestiame che aveva commesso a Pisa, insomma, perché lì si era stato nascosto 2 camion per caricare il bestiame, no? E li presero lì, successe tutto il casino lì, successe. Vabbè. Allora, l'esame può continuare in forma ordinaria. Un mistero, la parola a lei. Grazie. Lei sa se il Vinci invece fu scarcerato, o meglio prosciolto, per le questioni relative al mostro perché nel frattempo nell'83 era stato fatto un altro omicidio? Sì, signore. Lei di questa circostanza che era stato fatto un altro omicidio e che nel momento in cui lei era in carcere, quindi si poteva pensare anche per scagionare lui, ne ha mai parlato col Vinci? No, con me non ne ha mai parlato di questo. Lei con qualcuno ha mai parlato di questa circostanza che veniva fatto un omicidio proprio nel momento in cui era Vinci dentro e di fatto lui otteneva la impunità da quei delitti? Perché era... signor giudice, tutti si dubitava che ci fosse qualcuno che volesse scagionare Vinci.
nell'ambiente dei sardi questo, o è una sua riflessione? Ma no, anche, signor Presidente, anche l'ambiente dei sardi in quel momento tremavano, perché quando successe il coso che il Mele ritrattò, cioè riaccusò Vinci, dice lei. Che accusò Vinci, poi perché non prendesse, che lì è stato un sbaglio forse anche grande vostro, perché dovevate tenere il Mele dentro una campana di vetro. Ne abbiamo fatti tanti, come si chiama, come organizzazione. A un certo momento dove i sardi tremavano, perché dice: se il vostro Baldassini, e se succede questo, noi siamo dissoluti. Cioè, se noi siamo accusati degli delitti del mostro, sì, siamo chiusi completamente da Prato, eccetera. Sulla zona. E quindi cosa cercavano? Volevano in tutti i modi cercare di restarne fuori? Sì, di restare fuori questa faccenda. E per questo lei diceva successivamente, almeno così ha detto lei, sì, è stato ammazzato perché avevano paura che lui parlasse. Questa è la sua convinzione, o la personale perché li conosce, o perché ha sentito qualcosa in proposito? Io ho sentito dei sardi avere una gran paura di questo. Senta ancora una cosa. Lei ci ha detto che aveva una donna, una lesbica, e poi sì, le mostrerò fra un po' la foto. Sì, signore. E io le chiedo, conosceva anche un'altra donna più giovane che frequentava il Prato? Una bionda. Io l'ho conosciuta a un ristorante dopo l'uscita di Calenzano. Lei questa donna conosce il nome? Non mi chiedi il nome, io se mi fa vedere le foto. Sì, vorrei mostrare una foto, esattamente la 1 e la 3 in questo momento. Sono foto che le sono già state mostrate, dico bene, signor Calamosca, durante il... Beh. Vediamo la numero 1 se è la Rescinito. Prima la 1, è questa, non so quale schermo lei vede meglio, ce n'ha uno dietro e uno là davanti. Si vede lì o guarda lì? Dietro lei forse si vede meglio, signor Calamosca. Se lei si può girare, vogliamo girare quello schermo? Girare anche questo, volete. Ma questo qui. Interrogatorio che era la lesbica. Sì, è così? Sì, ma mi sembrava diversa. Allora Noè, le sembrava diversa in che senso? La fotografia di quella che è. Questa è quella che le è stata mostrata. Lei l'ha vista, scusi, andiamo per ordine, lei l'ha mai vista? Qui è un po' differente. Sì, ha ragione, perché sbaglio io, le ho fatto vedere la numero 1, chiedo scusa. Ha perfettamente ragione il signor Calamosca. Ha ragione, ho sbagliato a farle vedere la foto. Bravissima, è la foto numero 2 e ho sbagliato io, Presidente. Scusi, l'ufficiale giudiziario dov'è? Non c'è nessuno qui in aula? Per l'assistenza alla donna. La donna offre frequentava il Vinci, noi, per quel che ci serve. Il microfono, per cortesia. Si chiama Rescinito Alessandrina e noi chiediamo poi di acquisire. Lei parla al microfono, glielo metto per bene, per cortesia. Ma vorrei sapere una cosa, Presidente, anzi, il pubblico ministero, questo materiale, verbali, fotografie, sono cose depositate? No, Presidente, non sono depositate perché il signor Calamosca ne sta parlando apertamente. In questo momento gli sto facendo delle precisazioni e io le deposito esattamente ex articoli 238 e 511, in quanto si tratta di atti di altro procedimento e dopo l'esame se ne può dare lettura perché sono stati usati per la contestazione. Questo è l'intendimento del PM, poi ognuno dica la sua. Ora, voglio dire, prima dovrebbe avvenire il deposito, credo. No, prima dovrebbe avvenire la contestazione, come io sto facendo, e dopo il deposito. Sì,
si tratta di atti di altro procedimento. Se il signore lo dice di suo, io non ho nulla da depositare. Beh, no, per sapere, perché a questo punto, voglio dire, possiamo farle anche noi cose di questo genere, portare del materiale, farlo. No, sono atti di altro procedimento. Le date parallele di atti di altro procedimento che può fare e che fa. E quindi contesta le tenute di sì. Vabbè. Allora, vogliamo mostrare la foto numero 3? Chiedo scusa. 3, questa è 2. Chiedo scusa, vogliamo tornare indietro 70? No, questa la conosco. Questa è quella che ho visto al ristorante. È la bionda. Sì, signore. Chi è questa? Quella donna bionda che era una sera Vinci al ristorante di Calenzano. Che mestiere faceva, se era una prostituta? Se... Sì, era una prostituta. Lei conosce il nome? Nome io non mi ricordo. Ecco. Presidente, è quella a cui ha fatto riferimento il dottor Giuttari, perché gli è stata mostrata come foto, è Malatesta Milva, è l'altra donna, persona che è stata ammazzata subito dopo il Vinci. Sì, è lei. E vorrei mostrare anche un attimo la foto 4, ovviamente. Questo qui è Vinci. Capite? Ma se in quel momento era così, che ne possiamo fare? Questo è Vinci, non c'è molto. Vinci Francesco. Vogliamo mostrare la foto numero 8? Questo è Sgangarella. Ecco, questo è Sgangarella. Questo Sgangarella lei ricorda quindi di averlo conosciuto in carcere? Sì, signore. Ricorda il periodo? Sì, io l'ho conosciuto nel 1987. In carcere? 88. A Sollicciano? Sì, a Sollicciano. Era perché lui era dove lavoravo io, che io lavoravo al centro clinico, lui era trattenuto al centro clinico. Lei sa, lei ha detto prima, a domanda del Presidente, che in questo periodo di carcerazione lei ha conosciuto anche Pacciani. Sì, signora. È stato anche una decina di giorni in cella con me. Lei ricorda il periodo? Che epoca era? No, credo che fosse il 1988. Grosso modo lo stesso periodo dello Sgangarella? No, il Sgangarella l'ho conosciuto prima. Perché l'ho conosciuto prima che sono entrato dentro, mi sembra nell'87 sono entrato. Lei ricorda se sia Sgangarella lei che Pacciani eravate tutti al centro clinico nello stesso periodo? Sì, signore. Senta, lei diceva è stato anche in cella col Pacciani. Sì, signore, 10 giorni. Perché il maresciallo Alpiano, allora che comandava, mi chiese se potevo prenderlo in cella 10 giorni. In quanto che non avevo posto, perché lo tenevano i Pacciani, causa il reato che aveva commesso, lo tenevano quasi sempre solo. Senta, lei con Pacciani aveva colloqui, parlavate? Signor Presidente, l'importante volta li portavo anche da mangiare, cioè quello che era la persona più tirchia che ci fosse, che ci sia su questa terra. Che, per risparmiare i soldi, mangiava quella roba puzzolente del carcere. Di cosa parlavate fra voi? Io giudice, quando si passava, di più di meno battute, quando vai fuori, quando lui inveiva sempre contro le figlie che l'avevano fatto carcerare innocente, che non aveva commesso questi fatti, eccetera. Diceva qualche altra cosa a proposito delle figlie? Mai. Le ha fatto qualche confidenza ulteriore? No, mai fatto confidenza. Ma lei, ho visto nel verbale, ha parlato addirittura che Pacciani le parlava di un figlio maschio, è così? Sì, signore, questo qui è la verità. Ci vuole spiegare? Sì, lui mi dice... Quel che può servire è quello che... Ecco come si chiama, lui mi disse che dalla prima donna che aveva fatto l'omicidio, perché l'aveva trovato, aveva dopo avuto un figlio maschio che si trova nelle parti di Bologna, che lavorava presso le parti di Bologna. Capito? Non avete parlato di altro? Di altro io non, no.
Lei l'ha mai più visto dopo quella carcerata? No signore, io quando sono uscito dopo non ho mai più visto Pagiani. Senta ancora, invece Sgangarella dice era nello stesso periodo, da quel che ha capito, ho saputo, si conoscevano Sgangarella e Pagiani? Sì, si conoscevano ma litigavano sempre. Litigavano Sgangarella con Pagiani? Mamma mia, liti con urli che non finivano mai. Sa il motivo, perché poi Sgangarella... Motivi, perché Sgangarella voleva farlo scrivano, eccetera, allora c'era sempre battaglia tra loro due. Sì, ma il fatto dello scrivano forse, insomma, lei ne sa qualcosa di più? Che... No, no, non ne so qualcosa di più, ma so che non andavano d'accordo, non si parlavano, non, niente. Erano nella stessa cella? No, e lui, come si chiama, Pagiani non mi ricordo più, credo che fosse la cella 6. E Sgangarella fu messo dopo perché dava fastidio a tutti gli altri detenuti, fu messo alla 4 o alla 5. E lei in che cella era? Io ero la cella 10. È sempre stato alla 10? Sempre, dal primo giorno fino all'ultimo. Quindi era Pagiani che fu messo nella 10? Sì, fu messo per 5-6 giorni, poi Pagiani, dato che non voleva spendere, non voleva fare, e noi non mangiavamo roba del carcere, e allora se ne andò. Al di là del fatto che era in cella con lei per un periodo, prima l'aveva conosciuto, lo vedeva, ci parlava? Sì, signor Presidente, io per andare alla cella numero 10 dovevo passare davanti a Pagiani, la battuta si dà sempre. Era la 6 accanto o c'erano 4, 3? C'erano 7, 8, 9, c'era 3 celle più, io ero 3 celle più giù. Bene, bene, quindi ho capito. Senta ancora una cosa, lei dice di aver saputo da Vinci al momento quando le chiedeva del passaporto, sì, che lui diceva voglio scappare all'estero più lontano possibile, non voleva mettere una famiglia nella merda. Sì signore. Ma è lei che ha ricollegato questo discorso alla sua fuga, alla sua volontà di fuga, al fatto che era indagato come possibile mostro, al fatto che lui sicuramente aveva ceduto a qualcuno la pistola, o sono discorsi che le ha fatto direttamente Vinci? No, signor Presidente, i discorsi del processo di primo grado, quando li facevamo a San Giovanni in Monte, che lui raccontava l'andamento del processo, e quando vide che c'era pericolo di essere condannati tutti e due, decisero che prendeva la colpa solo uno. Questo è il racconto che le ha fatto? Sì, signore. Sì, ma il discorso che non voleva mettere una famiglia nella merda gliel'avrebbe fatto quando poi fu arrestato da lei? Sì, signore. Ecco. Perché lui, la sera che fu arrestato in casa mia... Chiedo scusa, siamo nell'82, è così? È l'agosto, il ferragosto dell'82? Almeno così risulta dagli atti che fu arrestato. Sì, ho dato... No, lei prima ha fatto una data diversa. Sì, ma vabbè, dottore. È un dato storico. Sì, è quell'episodio lì, insomma. Sì, è signore, dell'82. Scusa. La sera, io mi ricordo benissimo, la sera quando furono arrestati in casa mia, il maresciallo allora Paladini gli contestò dicendo che era arrestato perché non aveva provveduto alla famiglia, insomma, come adesso lo vuoi sapere. Era un ordine di cattura del giudice istruttore. Sì, ma Vinci gli dice lasci perdere maresciallo, sono altre cose. E poi ebbe anche un'informazione di garanzia. Quindi lui sapeva di questa indagine, sì, che c'era a suo carico. Che io ho sempre fatto la testa di legno, come poteva sapere di queste cose il Vinci? Di queste cose quali? Che era ricercato e che stava latitante, eccetera. Ho capito. Senta ancora una cosa, e rispetto al fatto che ci volevano parecchi soldini, come dice lei, poi ci ha detto sui 2 milioni, sì, lei sa, chiese a Vinci dove li teneva? Sì, dove... signora, mi disse che avevo un nascondiglio
che lo sapeva solo lui e sua moglie fuori casa dove tenevano i soldi. E quindi per darli a lei, se gli dava il passaporto, sì, sareste andati a prenderli? Sì, perché se non succedeva il casino delle vacche, del camion, eccetera. Dell'arresto? Sì, dovevamo andare con la mia macchina a prendere i soldi per dopo io andare a Milano a fargli i passaporti. Ho capito. Io non ho altre domande.